Cioè, io voglio dire questo, cioè, noi non possiamo pensare allo show del super procuratore, eccetera, perché poi il procuratore deve vedere. Cioè, lei cosa pensa di un procuratore che va in uno show pomeridiano a parlare del processo di Palermo? Uno show, io, talk show, diciamo, per famiglie. Io insisto, sentenze, ordinanze e decreti, fine. Cioè, secondo lei, se l'ANM facesse bene il suo mestiere, su queste cose dovrebbe esercitare un minimo di controllo? Cioè, la no, secondo me se noi facessimo bene voi il mestiere, noi ci siamo. E perché non propone lei una qualcosa che codifichi le apparizioni dei magistrati? Lei nel CSM. Lanciamola qua. Va bene? Va bene, va bene. Almeno mi ha dato una no, no, ma no, ma proporla è la propongo senz'altro. Ah, intanto lei no, scusi, fa promuovo una direzione, scusi, e non è isolato. Io ne sono convinto. A questo punto c'è Battista che... Mi scusi, il problema è questo. Che è Luigi. Io paradossalmente, e come membro laico del CSM, non ho poco. No, nel senso che una volta fuori dalla politica sono qui, non ho un rapporto con i miei elettori, perché i miei elettori sono il Parlamento, quindi finisce il discorso. I togati invece ce l'hanno, quindi sono quelli che sono stati eletti dal popolo dei giudici per venire qui, per cui per loro è complicato non prendere certe posizioni di popolo che sono inutili, faziosi diverso da lei, vabbè, però se noi non saremmo venuti qui a sentire il suo pensiero, quindi mi va benissimo e capiamo la sua riflessione. Senta, il Parlamento richiama una legge spot, no? Quando facciamo delle leggi, fanno delle leggi che servono a poco e niente, però la gente dice, ma che bella legge, vero, sì. Ne posso fare 2000 esempi, no? L'esempio sulla la legge sulla violenza sessuale, fatta a suo tempo, una volta c'era atti di violenza carnale, bastava prendere quella legge, applicarla e massacrare la gente. Hanno fatto questo meccanismo bellissimo, paradossalmente nel loro l'unica idea intelligente era quella della rifondazione comunista, che diceva prendiamo queste reali e spostiamole da reali dalla parte, le mettiamo contro la persona, fine del discorso. Si è voluto fare no, no, la legge sulla violenza sessuale, dove lo stesso reato è un pizzico sul sedere e la violenza di gruppo con metodi meccanici, no? Lo stesso reato. Quindi sostanzialmente dire, caro giudice, noi non siamo capaci di fare una legge, però se le legge spot. Dico questa perché cito una cosa vecchia per evitare di andare nel nuovo. Potrebbe anche essere lo stalking se preferisce, ma adesso è meglio. No, no, io non mi piace lavorare sull'equilibrio, mi piace capire il suo pensiero. Quindi lei sta dicendo... Io dico semplicemente che c'era già la norma che vietava il fatto che io molestassi una in maniera esistente. Tant'è che quella povera ragazza di Biella aveva, mi pare, 90, fatto 90 denunce per il tizio che la molestava. Il giudice ha fatto niente, il risultato è il tizio che la molestava l'ha uccisa. Io ho sentito il procuratore della Repubblica e dice, ma è mica colpa nostra che non c'è il divieto di arresto per le molestie. C'è un divieto di processare. Se gli avessero fatto 90 processi e gli avessero dato 6 mesi per uno, quello era in carcere per 40. No, la cosa che dice lei per il nostro ascoltatore è importante, cioè lei sta dicendo sulla violenza sessuale non è che l'ordinamento non forniva già strumenti. Certo. Non c'era bisogno di fare una nuova legge sulla violenza sessuale per consentire al giudice di intervenire. C'era già, bastava leggere c'era il già, codice. Bastava leggere il codice. Dopodiché che abbia dato un margine di utilità, posso anche non negarlo, però insomma voglio vabbè, dire, è giusto, andiamo a fare le limature. Però. Domanda tecnica, lo stalking è legge spot? È lo stalking, sì. In parte sì. In parte sì, mi scusi. Siamo coerenti con questo. Mi scusi, quando c'è stato... Cioè lei quando viene minacciato, se io mi quando vedo... C'era, quando c'è stato, è stato fatto il reato di stalking, dopo 3 giorni abbiamo visto su tutti i giornali che ne hanno arrestati 3 o 4. In questi ultimi 3 mesi quanti ne ha sentiti sui giornali? Pochissimo. Di questo stiamo parlando. Di questo stiamo parlando. La musica. Voglio dire, sì, ma sempre molestie solo.
minacce, molestie, sì, molestie, sì, minacce, eccetera. Il problema è che le leggi, c'è un meccanismo che bisogna fare, si chiamano processi. Certo. Bisogna prendere e fare i processi, parlare con sentenze, ordinanze e decreti. Senta, dunque, la voglio sollecitare su questo, sempre sull'attualità. Non mi faccia paura. No, 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 poi lei è molto più abile di me. Allora, no. abbiamo visto in questi giorni il servizio sulla casa di Berlusconi in Rai 3 sulla vicenda della banca, eccetera. Oggi le procure dicono non c'è nulla, cioè non è che perché la Gabanelli ha fatto quella roba sulle società offshore, le procure di Milano, quindi non procure che amano Berlusconi, procure, quindi c'è da crederci che sia così, no? Ne parlavo anche stamattina con una collega della Milena Gabanelli, che è Lucia Nunziali, dice effettivamente prima di fare questi programmi forse bisognerebbe un attimino anche riflettere, no? Metterci le mani. Io non dico che non vadano fatti, però io credo che se si faccia un attacco simile deve avere quantomeno delle carte, mettiamola così. Cosa ne pensa di questo tipo di TV giustizialista, informazione giustizialista in senso lato? E in particolare quando lo fa la RAI, cioè che è pagata poi da tutti, se possono stimolare sul pensiero. Ma guardi, purtroppo la TV giustizialista, come la chiama lei, è sulla RAI, così come è anche sulle reti media, non è che sia un'esclusiva della RAI, e bisognerebbe essere garantista, ma sa qual è la tragedia? Che purtroppo nel caso di diffamazione siamo al punto di partenza per fare un processo anni. Quindi lei dice i giornalisti a questo punto, ci sono quelli ovviamente che fanno il loro mestiere e lo fanno bene, quelli che dicono vabbè tanto ci vogliono anni, quindi ora che Berlusconi dovesse querelare tutti come bossi, cioè se ho ben capito, contano anche sul fatto che i tempi sono lunghissimi, se ho ben capito. Allora, io mi spiego. Aspetta. Se fare un processo su un reato prescritto, perché io faccio l'esempio, ripeto, dato per scontato, non ho letto gli atti, che sia vero quello che leggiamo sui giornali, fare un processo su un dato prescritto, se tutti i cittadini fossero uguali davanti alla legge, il processo Mills non ci sarebbe più da mo', perché è una cosa che inevitabilmente, quando anche se lo potessero processare, andrà a finire in quel modo lì. Un magistrato che fa quel tipo di processo, lo facesse a quelli che passano per strada, cioè tutti i processi prescritti venissero celebrati, si prende quel magistrato e gli dice: tu non sai fare il tuo mestiere, l'economia dei processi non è quella lì, vai a civile, fai un'altra cosa, perché ti fai danno. Se questo non avviene, è perché chi è che fa determinati processi, non mi riferisco al processo Mills, perché è giusto che lo faccia, certo, se non mi guerreiamo, eccetera. E voglio dire, chi è che fa determinati processi al solo fine di perseguire un risultato diverso dalla sentenza, che è un risultato di visibilità, che è un risultato realmente politico, è fuori dal mondo e sbaglia, e questo vale per il giudice come vale per il giornalista come vale per qualsiasi cosa. Se io come giornalista attacco pesantemente con dei risultati l'avversario politico, quello che l'avete in maniera diversa dal taglio politico del mio partito, faccio un'azione meritoria. Posso chiedere un parere da utente RAI sui servizi della Gabanelli, quello sulle banche, su come quel tipo di giornalismo? Posso chiedere un parere? No. Non ho niente di particolare da dire su quello. Accetto.